Non lo troveranno mai, guardate dov'è, ragazzi. È là sotto, bianco su bianco, mamma. Li scambiamo, Aurora. Io porto questo. No, tutte e due portiamo quello e prendiamo quel diario che ho tanti segreti e non lo vedono sapere. Ragazzi, è difficile. Ragazzi! Ragazzi, avete visto che sono uguali. Questo qui è nostro. Ecco. Ecco fatto. Ce l'ho fatta, Aurora. Brava! Ragazzi, nello scorso video, se vi ricordate, se l'avete visto, abbiamo rubato quello che e non era quello che era reale, che sarebbe il diario di mia sorella, e l'abbiamo sostituito con un altro. Sì, però una cosa è mia, non lo dite ai genitori quando li incontrate, non lo dite, è una cosa segreta. Mamma e papà volevano spiare quello che c'era scritto del mio fidanzato, però andate a vedere il prossimo video così almeno vi ricordate tutto. Andiamo. Noemi, ti ricordi dove hai messo la chiave? Sì, forse è del cassetto. Proviamo a vedere. Eccola! Brava! Sotto il divano dei genitori, nascondiamoci! Sei gigante! Allora, il diario scritto. Magari ho scritto. Ciao, ti voglio bene, fidanzato, ma ci vediamo a scuola. Finalmente Andrea ha preso sonno, scusa. Si è addormentato, papi! Ma è da un po' che siamo chiusi lì dentro. Il diario, secondo te, è al sicuro ancora lassù? Qual è il diario? È il diario che abbiamo messo noi, il diario di Noemi. Avevamo un diario? No, papi, dai, vieni con me, su. Che c'è? Non mi ricordo niente, mamma. Ragazzi. Abbiamo messo un diario là sopra. Guardate, ragazzi, lo vedete? Bianco su bianco è proprio impossibile. Non l'hanno visto, ma poi è impossibile andarlo a recuperare là sopra. Cioè, è troppo in alto, loro sono piccoline. Magari possiamo provare ad aprirlo adesso che loro sono di là, sono tranquilli. Lo prendo subito, mamma. Prendilo. Ma non ce la faccio, sono troppo basso. Ma che stai dicendo, papi? Vai a prendere quel diario, sbrigati. È altissimo qui. Prendilo, sprizzi. Ma che stai facendo? Ma che fai? Prendilo. Ma che fa, sprizzi? Sprizzi. Brava, sprizzi. Brava, sprizzi. Brava, sprizzi. Papi, ci arrivi. Dai, brava. Preso. Ta-da. Ok, ora possiamo provare finalmente ad aprirlo indisturbate. No, mamma, posso cominciare ad aprirlo io. No, papi, lo apro io. Io. Adesso è mio. Ma dai, cosa fai? Dammelo. Papi. Scusami, ma questo non mi sembra il diario che abbiamo messo là sopra. Ma cosa stai dicendo, mamma? Ma sei sempre la solita, ma è possibile che non cambi mai? Scusa, bianco su bianco, catenaccio, lucchetto, lucchettino. Guarda qui, lo vedi? È proprio questo l'originale. L'originale. Ragazzi, secondo voi, questo diario è quello di Noemi? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere, perché secondo mamma c'è qualcosa che non va. Mi sembra diverso. C'è qualcosa che non mi torna, papi. Non lo so, forse andiamo a controllare che cosa stanno facendo di là. Va bene, mamma, fatto sta che dobbiamo aprirlo. Vieni con me. Io so dove sono, vieni. Zitti, ragazzi, zitti. Prova ad aprire. Piano. Non sono piccola come un nocciolo. Non sono piccola come un nocciolo, ma cosa dice? Papi, ma io non le vedo. Ah, sono là. Sono là. Prova a entrare, metti dietro la porta, mamma. Vai. Ma non mi vedranno. Ma chiuditi un po'. Aia, mi stai inchiacciando. Chiuditi. Guarda dove sono, mamma. Sono proprio lì, guarda, vedi. Non ti fare sentire. Guarda cosa sta facendo. Mamma, cosa saranno quelli? Come, cosa sono? Sono delle chiavi. Ma ci vedi? Ma a prendere. Sì, ma papi, dobbiamo capire se questo è il diario vero. È questo, no. Li prendo e lo apriamo. Vado a prenderlo. Veloce, di nascosto. Sì, quello. Di travesto. Ma che fai? Così non mi riconosco. Ma che dici? Ma come non ti riconoscono, papi? Ma che fai? Aspetta. Preso. Papi, ma che fai? Le chiavi, le chiavi. Non ho preso, quei che sono. Le prendo? Non metti via il leone. Ma come ti sei conciato? Te sempre con i pasticci. Ma quale pasticci? Stavo prendendo giusto il Re Leone. Che strano. No, vabbè, ve lo do, tieni. Questo è il tuo cerchietto. E questo è il tuo cerchietto. Ma il diario, papi,
ancora la botta? È la botta? La botta? Ma che botta? Botta in testa? No, facciamo così, mamma. Andiamo via da qua, per piacere, perché almeno li facciamo giocare. Giusto, giusto, giusto. E poi guarda, un attimino. Vai, vai, mamma, vai. Ho un po' di mal di stomaco, papi. Io okay. Devo un attimino andare in bagno, secondo me. Non mi sento molto bene. Il diario è lì, Aurora. Fammi vedere. Sì, sì, è lì, Noemi. Dove sono le chiavi? Appunto, io le avevo messe qua. Cerchiamole! Così. Ecco, qua. Tira fuori quelle chiavi. Dove sono? Ho trovato questi dentro il mio naso mentre mi scappolavo. Ma che schifo sono queste, dai, papi. Ok, apri. Si è aperto. Ce l'abbiamo fatta e nel frattempo loro mi sa che stanno cercando le chiavi che hanno perso. Sì, sì, sì. E noi siamo per aprire il diario di Noemi. Che cosa ci sarà scritto secondo voi? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. E se anche a voi piacciono i diari segreti, iscrivetevi al canale Cavalieri Family. Mamma, hai fatto? Papi, sono pronta e sono curiosa proprio quanto te. Lo apriamo allora? Vai. 3, 2, 1. Papi. Sarà avanti, sarà dietro, sarà qui, sarà lì. Dov'è, mamma? Papi, questo non sembra il diario di Noemi. È completamente vuoto, non c'è scritto nulla. Secondo me ci hanno imbrogliato, devono aver fatto qualcosa o forse devono aver scambiato il diario. Io quel diario lo voglio vedere a tutti i costi. Ci sarà qualcosa di importante che noi genitori dobbiamo sapere, mamma. Entriamo di nuovo in cameretta, gli lasciamo le chiavi lì da qualche parte e cerchiamo di prendere il diario non appena loro aprono il loro lucchetto. Che ne pensi? Brava, mamma! E glielo scambiamo. Quindi questo lascialo aperto, mamma, ok? Vai, sbrigati. Wow. Shhh! Dove sono le chiavi? Basta! Le chiavi. È qui! No! Eccole! Mamma, ci sono cascate, guarda, Noemi sta per aprire il diario, quello originale, allora è vero, avevi ragione, c'è un altro diario uguale. Questo è aperto, e dobbiamo in qualche modo scambiarlo e cercare di leggere che cosa c'è scritto in quello vero. Ok, allora mamma, facciamo aprire il diario a Noemi e dopodiché li invertiamo. Va bene, io ci sto. L'abbiamo aperto, yeee! E abbiamo fatto delle cose là dentro. E Noemi ha una penna magica che ovviamente se scrivi non si vede, si può vedere solo con questo blu. Qua ci sono tutti i miei segreti. Voi avete un diario segreto? Scrivetelo giù nei commenti. E poi quando uno scrive nel diario segreto nessuno deve vederlo. Allora vi dico un segreto che davvero non è un segreto, però può andare. Allora, io ho litigato con Paola e poi mi sono incavolata. Quindi abbiamo litigato e non ho parlato più con lei. E poi però sono diventata tanto, tanto, tanto amica di Alessia. E ho scritto tutto del mio diario. Leggo un segreto di mio, mio Dio e mia sorella. Quando ero all'asilo nessuno sapeva quando ero fidanzata con Alessio. Ma Valentina era cattiva e voleva essere anche lei fidanzata con lui. Ma lui ha fatto la marabacicicocò e è uscita Valentina, no, sono uscita io. E quindi io ho detto rifacciamo. E poi era uscita Valentina e io mi ero fidanzata con Alessio. Marabacicicocò, trecivette tu com'ho. Ma io non capisco, scusami, è diventata la fidanzata di Alessio per colpa di Ambarabacicicocò. Trecivette tu com'ho. Mamma, io devo cambiare quel diario e dammela a me. Aspetta papi, mi è venuta un'idea. Adesso io le chiamo e gli dico che è pronto, quindi che devono venire a preparare da mangiare, la tavola e tutto, così le faccio uscire. Tu ti potrai intrufolare e leggerai che cosa c'è scritto nel diario di Noemi. Bimbe, scusate. Arrivo, puoi andare un attimo di là? Sì, va bene, però vi aspetto subito, capito? Ok, venite ad aiutarmi un attimino ad apparecchiare, arrivo, che arrivo, è pronto. Stiamo arrivando. Arrivo. Ok, va bene. Ora adesso non arrivano. Papi esce da dove devi uscire? Cosa stai facendo?
Ma no, ma che cosa fai? Ma devo andare via, vado a fargli uno scherzo. Facciamo finta che il gioiello di Aurora. Ah, così almeno non lo capiscono. Vado, metto via questo qua e questo. Arriva mamma! Sono tutti di là, ragazzi. Venite con me. Andremo a scoprire il diario segreto di Noemi. Voi, dove nascondereste il vostro diario segreto? Scrivetelo giù nei commenti, fatemelo sapere, perché lo devo trovare a tutti i costi. Qua? No. Qui? Qui? No, qui neanche. No, qui? No, qui? No, qui? No. E qui? Qui? Trovato, ragazzi, guardate. Guarda, c'è la penna qui. Eccola qui, c'è una penna. Qui abbiamo un'altra penna con la luce. Una penna con la luce? Ma che cosa fa una penna con la luce? Finalmente ci siamo. Possiamo scoprire tutti i segreti. Sì, sì, sì. Fotografo tutto. In modo tale che poi lo faccio vedere alla mamma. Le prove, le prove. Ecco, allora. Questo è il diario. Eccolo qua. Ecco qua. Questo è il diario di Noemi. Ragazzi. Ma qui c'è scritto... Aurora. Ma allora questo... è il diario di Aurora, non è quello di Noemi. Che cos'è? Ieri ho fatto la cacca, però poi Alessio è venuto e ha tirato lo sciacquone. Va bene. No, va bene, ragazzi, questa è bellissima. Ieri sera c'era una banana sulla tavola e ho messo il sale prima che la mangiasse Papà Salvo. Questa proprio me la doveva fare. Che cos'è questa cosa qua? Sono delle linee. Come vedo queste linee? Forse con la bacchetta magica. Allora facciamo che oltre alle foto porto anche il diario. Sì, sì. Papi, papi. Ah, sei qui. Papi, papi, le bimbe sono di là. Che cosa hai scoperto? Guarda, ho fatto tutte le foto del caso. Papi, ma qua c'è scritto appunto diario di Aurora. Sì, guarda. Aurora, capito? No, papi, ci deve essere un equivoco, c'è un errore, non è possibile. Sei sicuro di aver letto bene quelle pagine? Io non mi sbaglio, non era quello il diario che era di Noemi, cioè in realtà era di Aurora, cioè questo è di Noemi. Non lo so, manca un passaggio, manca niente. Un passaggio. È un passaggio, c'è anche una roba, mamma. Cosa? Che non riesco a leggere, guarda, ci sono delle linee qui. Lo vedi che ci sono delle linee, guarda, guarda, vedi, tutto pasticciato, ci sono delle linee. Sembra pasticciato, scritto, ma non si legge nulla. È questa la pagina che nasconde il vero segreto. Te l'ho detto, mamma, te l'ho detto. Papi, scusa, ma quella che cos'è? È una penna con la luce, le penne moderne, con le lampade. Che ne so, cose da gioco. Non riesco a capire. Intanto vediamo se scrive, scusami, eh. Non lo so, papi, mi sembra di no. Io ho scritto ciao, non si vede proprio nulla. Aspetta, se non si vede accendila, scusa, Se non si vede si accende. Così. Accendila. No, e no, come accendila faccio lì. A scrivere? Fermo. Che c'è? Guarda, metti qua. Aspetta, papi, c'è scritto qualcosa. Vai più giù, ferma. Cos'è che c'è scritto qua? Ah! Ah! Più N. Potrebbe essere Aurora e Noemi. Aurora più Noemi, sì, sono sorelle, si vogliono bene. Aspetta, vediamo se c'è scritto qualcos'altro. I tuoi occhi sono bellissimi. Papi, qua c'è scritto ti amo, Alessio. Alessio? Cioè, Aurora si è fidanzata col fidanzato di Noemi? No, mamma, non ci sto capendo niente. Andiamo a sgridare subito ad Aurora, andiamo di là, vieni. Sì, hai ragione, vieni, papi. Con me. Bimbe al rapporto. E la mamma ha qualcosa da dirvi. Papà ha aperto il vostro diario. Ma veramente l'hai aperto tu il diario? No, io non c'ero. Papà? Allora, papà, come hai potuto? Appunto, perché hai aperto il diario? Tu non parlare. Io? Perché questo è il tuo diario, non è quello di Noemi, vero mamma? Sì, ma io non l'ho letto. Sì, tu non hai letto mai niente. Non è il mio diario, è il suo diario. E il tuo diario è quello di Aurora, di' la verità. È il mio diario, fate uno scherzo a voi. Come, Aurora non ha il fidanzato di Alessio, quindi è il diario di Noemi, giusto? È il diario di Noemi che ha fatto uno scherzo ad Aurora. A più N, Alessio.
mamma, l'amore trionfa. Ho capito, papi, ma è piccolino ancora. Questo, è così, è così. Questo è, ci serve da lezione, non si spiano i diari no, segreti. No, non si spiano, mamma, e tu li hai spiati. Però io vorrei capire una cosa, ragazzi, voi, chi è il vostro fidanzato, la vostra fidanzata o la vostra compagnetta preferita? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. Non vi permettete più di spiare nei diari, non si fa. Per piacere, papi, dammi il mio diario e finiscila qua. Avete ragione, però una cosa va detta, mamma. Chi è che ha messo il sale nella banana? Sono stata io! Bonella, vieni qua! Dove stai andando? Vieni qua! Ragazzi, se anche questo nuovo video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale Cavalieri Family. Cliccate sulla campanella. Ma cosa stai facendo ancora? Altri segreti? Ma ricordate, noi siamo i Cavalieri Family! Te faccio vedere io il sale nella banana! Vieni qua! Dove vai? Monella, vieni. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video. Aspetta, aspetta, aspetta. Non te ne andare. Clicca qui per iscriverti al canale Cavalieri Family. Clicca qui oppure qui se vuoi continuare a guardare uno dei nostri video. Ciao a tutti.